Però solo che voi apriate la bocca, sbattete le ciglia, noi ce la facciamo nelle braccia. È vero, no, è vero, no. Contessa, stavamo dicendo con la contessa, sì, contessa salve. Cognato, salve. Che basta che le donne come queste due belle signorine che ora andiamo a disturbare, che il nostro amico Piero di Pieste Produzioni Rock Up vi sta riprendendo, appena sbattete le ciglia noi ce la facciamo nei pantaloni. Ma come mai? Ma dipende chi, ma non tutti. Non tutte? No, no, secondo me no. Non è vero? No, dipende, naturalmente deve esserci già una simpatia probabilmente dalla persona, sì, che poi ci... Perché voi fascino. Siete il bello del mondo, siete voi. Beh, ma anche voi uomini. Grazie. Se non ci foste voi. Oh, bene, per... cioè non ho capito, lui si sente subito tirato in causa, Pietro, no, quello che mi scappa da ridere è che è l'unica donna che dice ogni tanto qualcosa buona degli uomini, però noi siamo il 20 settembre, sempre, cioè, grazie contessa, siamo il 20 settembre, non dimentichiamo che è contessa veramente, da Lux di Bagnara, per chi 147 anni dalla fondazione di Bagnara, siamo davanti a Lux e questa sera ci sarà una grande serata, ci sarà il premio Bagnara a uno dei più grandi jazzisti praticamente del mondo, il genovese Dado Moroni. E qui c'è una bellissima ragazza che si chiama Cristina Morabito e io vorrei che venisse un attimo qua, ed è una di quelle signorine che ora io al signor Montolivo gli devo tirare le orecchie, perché tutti i quattro giovedì che abbiamo fatto a Sestri dicevo fai venire la Cristina e fai venire l'Armando, oh la prossima volta saranno presenti, non ve l'ha mai detto? No, assolutamente no. Tra un po' veniamo giù a disturbarvi. Volentieri, vi aspettiamo. Però volevo dire una cosa cattiva, ma perché non ci hanno messo te al posto di quelle due? Sono molto più belle e molto più alte. No, tanto non mi sentono. Sei bellissima tu, Cristina Morabito, una delle bellezze più belle della città. Magari. No, grazie, poi, sei gentilissimo. È del Ponente, giustamente. Sono del Ponente. Siamo più belli noi del Ponente, cioè loro, io magari mi sposto. Grazie. Grazie a voi. A dopo, ciao. E noi siamo sempre disturbatori, mi dispiace dirlo, ma siamo disturbatori. Allora, noi ci siamo visti qualche mese fa a Cornigliano. Certamente. Bellissima performance, stasera siamo qua da Lux di Bagnara, dove ti verrà consegnato il premio Bagnara 2016, Giulio Bagnara, visto che sei un genovese, come dico io, da esportazione. Cioè, un po' di emozione c'è, cioè, ne avrai vinti tantissimi premi, però tutte le volte che uno riceve un premio... No, è bello. Non tanti? Come osano non darti i premi? No, ma perché poi premiamo la gente che se lo merita, io faccio solo musicista. Scusa. No, è una cosa molto bella, e poi poterlo ricevere a Genova, no? Che è la città comunque mia, una città che nonostante noi genovesi ci lamentiamo sempre di Genova, che però in effetti qualche però è una città che sì, ci è qua dentro, ci rimane qua qualche dentro, qualche motivo lo abbiamo, sì, da lamentare parecchi, però io tutte le volte che tu girando il mondo e poi quando torno a Genova, proprio la settimana scorsa ero con una mia amica, una mia collega, una cantante americana, e stavamo andando verso il suo albergo e era una giornata pazzesca col mare, no? E lei fa: capisco perché tu non hai mai fatto il passo definitivo, se venissi da qua ma non me ne andrei mai più. Alla no? fine poi torni sempre qua. E alla fine basta potersene andare quando serve, poi comunque torni qua, ti mangi la tua focaccia, vedi i tuoi amici. Sono le cose più belle. Senti Dado, una domanda te l'avrà già fatta in tanti, cioè la musica in Italia sta vivendo un brutto periodo. Il jazz, tutto sommato, a Genova non vorrei dire che si salva, però tu che giri il mondo, cosa si potrebbe fare per rendere in Italia quello che probabilmente viene reso all'estero a voi musicisti? No. In Italia? Ma in Italia... Perché si lamentano tutti. Ma si lamentano tutti perché in Italia c'è un sistema di tassazione completamente sballato che impedisce veramente la nascita di iniziative. Solo pensare che all'estero un locale che magari è al di sotto delle 100 persone come capienza non paga nulla e quindi... No, è già un aiutare l'attività in un certo modo, no? Invece se qua cominci
togliere di qua, togliere di là, quando c'hai 60 persone, che potrebbe essere la soluzione ideale per iniziare un'attività culturale, cose così, ti ammazzano già sul nascere, per cui poi in Italia i prezzi sono altissimi, ma dappertutto, rispetto anche, io sono stato in Giappone non troppo tempo fa e costa più l'Italia del Giappone. Poi sì, se in Giappone vai al ristorante italiano o francese, certo, ti spelano, vivere normalmente in Giappone costa meno che sicuramente che a Milano. Pensa a te, una nazione che probabilmente a noi ci copre, perché cioè, a livello tecnologico. Ma perché, no, in Italia bisognerebbe fare questo, bisognerebbe che certi locali, certe iniziative venissero veramente promosse, aiutate dal punto di vista anche fiscale, certo, in modo che possano far partire questa cosa, che la gente possa andare in un locale a bere tranquillamente, sentirsi la musica di qualità senza aver paura poi di non poter tornare a casa, e che il locale possa fare la sua attività. Questo potrebbe essere poi i media, che i media tante volte finché siamo in balia dei talent show X Factor, che poi ogni tanto esce qualche talento anche da lì, però finché è quello il mondo che la gente pensa che sia, con questi personaggi che poi vengono spremuti fino a quando, poi buttati via, poi l'anno prossimo c'è l'altro diciottenne, non hanno un bagaglio culturale, non hanno un backstage, è questa situazione qua, cambierà penso, perché la gente, io confido che la gente non è stupida, la gente ha orecchio, la gente apprezza le cose belle, se tu gli dai le cose belle da apprezzare la gente le apprezza, se gli dai le cose brutte le sopporta fino a quando poi dopo un po' poi si stacca. Allora io ti lascio stare, ti lascio tranquillo, vedo che hai un sacco di gente che vuole parlare con te, grazie di tutto, grazie, buon premio, e ci vediamo più tardi, ad ascoltarti tardi, molto volentieri, grazie. Grazie. Buonasera cari amiche, clienti, cari amici, questo magnifico sottofondo musicale di Dado. Brevemente vorrei ricordare cos'è questo premio dell'anniversario di Giulio Bagnara. Ecco, forse è meglio così. Esatto. Giulio Bagnara compie 147 anni, che non sono pochi, speriamo che non sia l'ultimo, e comunque qualunque cosa sarà andrà sempre bene, e da un po' di anni ogni anno consegna un premio che per noi è molto significativo e che a noi piace molto, che sono le tre navi disegnate per noi da Costantini, grandi transatlantici fatti a Sestri, il Rex, l'Andrea Doria e la Michelangelo. Il primo che aveva conseguito questo premio, a cui avevamo dato questo premio, era stato il dottor Bono, ancora ora amministratore delegato di Fincantieri, quindi speriamo che sia buon segno. E oggi siamo qui per consegnare questo premio a una persona che conosco da tantissimi anni, quindi è un grande piacere, che oggi compie gli anni anche. Era un ragazzo di 33 anni quando l'ho conosciuto, aveva un'intelligenza superiore alla media, una bella voce da cantautore che ricordava Fabrizio, sorrideva sempre a differenza di Fabrizio, però era molto amato dai giovani. Mi ricorda ancora come si vestiva in quegli anni, e per questo questa sera lo premio con una grandissima gioia. Quel ragazzo di 33 anni, il 13 luglio del 71, qui c'è la coppia autentica, mi ha dato 30 lode al suo esame di diritto pubblico. Oggi compie gli anni ed è con un grande piacere che con sorpresa sua diventato sindaco, ha fatto le altre cose, un grandissimo avvocato, però guarda me. E quindi
E adesso io ho finito e lascio la parola perché lui deve premiare Dado Moroni, che oggi compie gli anni pure lui, che era l'originario. Quindi sono due, una cosa che a noi fa piacere. Signor Sindaco, possiamo disturbarla? Volentieri. Volentieri, sentiamo un po' di musica stasera, sì, se Dio vuole. Ricorda di me, io l'ho portata sull'ascensore sopra. Pensa un po', pensa un po'. Ero responsabile del cantiere. Che fortuna che ha avuto. Meno male che... Per portare un ascensore che era chiuso, l'ho portato sopra che... l'ascensore. Meno male che hai fatto funzionare l'ascensore. Avete fatto un lavoro. Lo guidavo io. Avete fatto un lavoro bellissimo. Ho portato il Sindaco. Renzo Borissone è un mito.
E io l'ho portato a Firenze. Renzo Borisone è un mito. No, 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 allora, signor sindaco, è venuto ad ascoltare. No, non mi scappi. Non mi scappi. È venuto ad ascoltare un po' di buon jazz. Naturale. Da Domorone abbiamo anche Felice Reggio che è lì, grande trombettista. Sì, bene. E chiaramente un po' queste cose qua ci vogliono, un po' di mondanità in questa città, eh. Sì, no, no, più che mondanità mi sembra una cosa buona questa jazz. Certo, certo. Genova, poi Genova ha una bella tradizione di jazz. E come, ci mancherebbe altro. Io ero, ai vecchi tempi ero un frequentatore del Louisiana. Certo, certo. Ciò che è ancora operativo, ma ormai ci vado meno, ma ero più giovane. Ma ci va meno, come mai? Perché è un'età che uno va la sera. È giovanissimo. La sera si mette le pantofole, no? No, ci mancherebbe altro. Ascolti, signor sindaco, lei è sempre molto amato. La ringrazio. Non parliamo di politica, parliamo di musica. Bravo, solo di... bravissimo. Allora questa sera ci godiamo Dado Moroni e la possibilità di sentire anche Felice Reggio. Benissimo, è una cosa molto bella. Buono. Molto grazie, bella, sì, sì. Hanno avuto una bella idea di questo premio. Perfetto. Ed è ben dato, tante grazie cose, arrivederci. Uno dei più grandi pianisti mondiali di jazz, una persona adorabile, e adesso lascio, che il professor, lascio la parola al professor Perico che ampiamente... No, no, ma io... prima di parlare molto bene di Dado Moroni, cosa che farò con grande piacere, voglio ringraziare di questo pensiero che avete avuto nei miei confronti. Io in qualche modo me ne sono approfittato, perché ero stato invitato per festeggiare Dado Moroni e poi venuto fuori anch'io. Allora se la cosa si è aggiunta, ma grazie mille, dico. Però il premio è Dado Moroni, che ha fatto delle cose bellissime e sta facendo delle cose bellissime. È un orgoglio per tutti quanti noi, una musica eccezionale, un esecutore di grandissima qualità. Io ho poche cose da dire, se non parlo poi anche di questo. Il nostro padrone di casa ci richiama tutti all'ordine e non vuole che nulla passi. Però infatti la grande qualità musicali da Moroni, forse c'è qualche un altro che può illustrarle meglio di me. È vero, Roberto? Allora, tanti auguri, professor Perico, siamo riusciti a tenere nascosta la cosa. Qui c'è un mio piccolo regalo per te, professor. Ah, tu non sapevi che non sapessi. No, grazie. Erano compagni di scuola, eh? Noi eravamo compagni di scuola. Dado, siediti. Ho conosciuto Dado quando aveva 18 anni e aveva i capelli lunghi per giunta. Era il 1982, più o meno, e io fui invitato a fare una trasmissione alla televisione svizzera, dicendomi questo, cioè, me l'hanno detto martedì e il sabato dovevo andare in sala, metto portati degli ospiti. E io chiesi al mio amico Franco Ambrosetti se era disponibile a venire. Dice sì, verrei con un mio trio. E al piano di questo trio c'era questo signore che aveva 18 anni ma suonava in una maniera strepitosa già allora. Poi l'ho perso per 30 anni. Poi ci siamo ritrovati, sono andato io a cercarlo, sapevo fare un concerto a Serravalle, e poi ha avuto anche la bontà di incidere un disco tutto di musica mia insieme proprio a Franco Ambrosetti. Quindi, caro Dado, tanti auguri per il tuo compleanno, congratulazioni per il premio che il nostro amico ti va a dare. E ad Maiora. No, ringrazio tutti di essere venuti così oggi per la giornata lavorativa, pomeriggio lavorativo, quindi ringrazio Enrico per averci ospitato qua, caro amico, sì, i capelli ce l'avevo anche tanti, eccetera eccetera. E Genova è una terra comunque di grandi talenti musicali. Io quando tu
quei tempi della trasmissione ancora, io ero il bassista di un grandissimo pianista che è venuto, di Andrea Pozza, che è seduto lì, insomma, sono il suo bassista, quindi diciamo che io, lui era un pochino più giovane di me, però era più bravo di me, allora io ho lavorato tutta la vita per cercare di raggiungerlo, poi lui scappava di nuovo, cioè una roba, era fantastica la cosa, quindi no, grazie Andrea, perché nelle occasioni importanti lui c'è sempre, e quindi per me è veramente un onore essere qui con gli amici, con Roberto. Ho scoperto che la musica italiana non è tutta da buttare via, perché spesso, adesso molto, però se si va a scovare negli anni ci sono delle cose meravigliose. Infatti con Ambrosetti abbiamo fatto questa registrazione con tutta la musica di Roberto, che ha scritto delle cose straordinarie. Una di queste mi piacerebbe suonarla, che in America era conosciuta con There I Go, no? Però insomma, per dire che le canzoni sue le ha cantate Mina, Lavanomi, è un cantante con un nome, oggi i cantanti hanno tutti un nome solo, Emma, Noemi, questo qua si chiamava Engelbert Humperdinck, cioè, non è un nome molto, cioè, Engelbert, e ha cantato Quando mi innamoro, poi Marino Barreto, cioè, quindi c'è questo fischietto e metto qui per dietro, quindi siamo, è bello essere qua, no? Sono un po' emozionato, e ci sono i compagni di scuola, c'è Felice Reggio con la sua tromba che magari se ne ha voglia, poi potrebbe anche fare qualche nota, mi piacerebbe suonare qualcosa per voi, penso che sia, non so che sarà un assisti a favore del terremotato di Amatrice, se dovremmo fare fra l'altro con il suo meraviglioso corno, è un musicista magnifico, dopo che suona molto male. Un applauso a Felice Reggio. Mi approfitto un attimo, vorrei fare due ringraziamenti rapidi, perché dopo intanto è a Paolo Rossi, editore di Primo Canale, che è una televisione che ci è molto amica, ovviamente a Carlo Barbero, dove è finito? Eccolo qua dietro, come Piero Scioni, che sempre riprende e ci trasmette su internet, e tutti questi nostri cari amici, a Pietro Tarallo che è qui presente, che ci ha aiutato nell'organizzare questa bella serata, e a tutte le dipendenti di Giglio Bagnara che hanno fatto tutto questo, compreso anche quello di segnalarmi che era il compleanno del mio più amato fra i professori di università, Renato Rovida, che è qua presente, che eravamo insieme, lo può testimoniare il dottor Renato Rovida. E quindi grazie di questa bellissima presenza a tutti, e continuiamo con un po' di musica di Dado. Un'ultima cosa, perché anche per spiegare, perché non c'è solo Livraghi che era compagno di scuola del professor Perico, e Dado la prima dedica della sua vita l'ha fatta al sottoscritto, aveva 16 anni e mezzo, era un angelo, no, era una meraviglia, questo pianista giovanissimo, aveva fatto questo disco con Franco Cerri, e 2-3 anni dopo, così per ringraziarmi, grato del fatto che gli avessi chiesto una dedica, adesso me la rivendo con la dedica lì ovviamente, mi ha regalato per il mio compleanno due dischi di lo racconto sempre a tutti, quindi due dischi di un suo amico musicista americano, lui era stato a New York dove poi avrebbe vissuto 12 anni, e mi dice: Enrico, guarda che ho ancora la lettera sua intatta, guarda che questo mio amico è bravo, non è conosciuto, ma ti garantisco che è bravo, ti garantisco proprio che è bravo. Questi due dischi erano di Tom Waits, insomma c'è di peggio nella vita. Avanti Dado col suo pezzo e poi la torta lo scomando. La torta, bisogna dire, però è una torta regolarissima, no? È una torta regolarissima. Non state tre. Esatto. No, però c'era quando Clinton aveva detto però non ho respirato, anch'io non l'avevo respirato, però non sono mangiato, ma esatto. Allora faremo un brano per salutarvi, che tutti immagino che conosciate, la composizione del grandissimo Errol Garner, indimenticato pianista straordinario, artista incredibile, Felice Reggio, Misty.
verso prima del brindisi del taglio della torta. E invito a portare. Ragazzi, ma ora tu ti chiami? Francesca. Guarda, da paura. Felice, ma hai visto che ragazze che ci sono qua? Ho visto. Ma qua è una cosa veramente. Tutte le volte che entri qua dentro ti trovi paura, vero o no? Bella gente, un bel negozio. Ragazze bellissime. Belle ragazze, soprattutto. Grandi musicisti, bella musica. Bella musica che ci farete ascoltare voi. Bravo conduttore. Grazie. Bravo operatore. Tutti bravi siamo. C'è tutto uno staff, un'equipe. Siamo veramente bravi. Abbiamo il signor Bonissone qua che sta gridando come un pazzo. Ma non c'è problema, tanto noi ci divertiamo lo stesso, siamo con Felice Reggio, ma questa sera siamo via 20 settembre da Lux, Bagnara Lux. Giulio Bagnara, perché stasera verrà consegnato un premio, non sei arrabbiato. Ad un grande musicista, un grande collega, un grande jazzista. Chissà quante ne hai presi i premi. Io non ho mai. Qualcosina. A me non me ne hanno mai dato uno. No, uno me l'ha dato. Ma sicuramente ne riceverai, sicuramente ne riceverò tanti. Allora, noi ci siamo visti qualche settimana fa in occasione di queste belle, di queste quattro serate che abbiamo fatto per la Matrice, che chiaramente l'abbiamo fatta a Bagnara a Sestri, però ho letto che tu sei diventato un docente, ora sei un docente. Sono un docente. Piano addirittura, non c'è problema. Ti è andato una classe? Sì, lì all'Istituto Verdi di Asti, che è un istituto parificato tipo conservatorio. Esatto. Mi hanno affidato una cattedra di tromba e più quest'anno partirà un mio corso voluto da me, di un laboratorio di jazz e cinema italiano. Bello. Un abbinamento del jazz. Saranno ragazzi? Nella storia del cinema, c'è un po' di tutto, da ragazzo a... Però è una cosa bella, c'è un po' di musica nelle scuole, non guasta, no? Ma sì, diciamo che bisogna valorizzare, incentivare i ragazzi, stimolarli e cercare di portare la musica sempre più in alto. Certo, e valorizzare anche il nostro cinema italiano. Che ultimamente un pochettino sta facendo. Ultimamente magari. Abbiamo vinto un paio di Oscar negli ultimi 10 certo, anni. Certo. Però sempre opere un po' particolari. Ma io mi riferisco più oltretutto alla musica nel cinema italiano, perché. Beh, noi abbiamo a Genova, tu sai benissimo che abbiamo Descalzi e Pivio che sono tra certo, i numeri uno che fanno musica da fuori. Ma io ho avuto la fortuna di incontrare ancora qualcuno dei vecchi maestri sì, del cinema. Sì, ne hai detto uno l'altra volta. Armando Trovaioli. Sì, lui, sì, che non mi ricordavo più. E poi il grandissimo Piero Piccioni che comunque è stato il, diciamo, il compositore che è sempre stato affiancato ad Alberto Sordi. Come Piovani, no? Ho collaborato anche col maestro Piovani, Morricone, insomma io amo molto il cinema, ma soprattutto il jazz all'interno della storia del cinema. Piero Umiliani, grande musicista, con I soliti ignoti, che è un film, sono tutti film che sono classici della nostra filmografia. Piero nato quando questa bellissima musica veniva così messa sotto queste scene. Però io volevo dirti una cosa, mi sa che questa sera qua ti toccherà suonare. Ah, non lo so, io sono, io penso di sì, penso di sono sì. Amico di Dado, che è un grandissimo musicista, un grandissimo jazzista, non so se poi c'è da fare un brano con molto piacere, ma così. Noi, la scena aspetta lui. Noi non vediamo l'ora di ascoltarti. Va bene, io ascolterò Dado con molto piacere. E noi ascolteremo tutte e due. Grazie a te Carlo, grazie a Piero, grazie a tutti per l'opportunità. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Che mi sono molto cari. Cominciamo da un'altra grandissima eccellenza della nostra città, che è il maestro Marco Guidarini, direttore d'orchestra, reduce della tua saluta. Grandissime. Poi quello straordinario personaggio che ha insistito per venire a suonare, che è Mindo Polidori, pianista, che fa di più, no? Lo obbligheremo, non esce stasera, lo farò convincere da qualcuna delle ragazze di Giglio Bagnara, che sicuramente ci riuscirà, conoscendolo. Poi un grazie particolare al chitarrista, nostro caro amico Renzo Bonissone, che è qua vicino a noi, ovviamente.
grande pianista, mio vecchio amico Benedetto Spingardi, che se non suona non esce neanche lui, lo sa anche lui, già entrato sono affari suoi. E poi è un grandissimo musicista che conosciamo tutti bene, un po' meno classico per fortuna, che è Enrico Bianchi, che vorrei proprio. Quindi adesso inviterei i due festeggiati a venire fino alla. Perché noi siamo, no, noi siamo estemporanei, non siamo estemporanei. Noi non facciamo, non ci facciamo assolutamente mancare niente. Un mitico pianista jazz, il grande Andrea Possa, che si mangia la torta. Buonasera a tutti. La torta di Dado Moroni, che è un altro pianista. Beh, non potevo mancare, certo, a festeggiare Dado. Addirittura questa sera ha ammesso di aver tifato il bassista in tempi non sospetti. Assolutamente, perché io ho avuto la fortuna di iniziare a suonare e Dado, oltre ad essere un grande pianista, è sempre stato anche un grande bassista. E il primo bassista che ho incontrato è stato lui, quindi sono stato fortunatissimo in questa circostanza. Ma lui dice che ti ha sempre inseguito, tu sei sempre andato un passo in avanti. Beh, lì scherzava, adesso vabbè. Poi beh, siete due grandissimi. Ci conosciamo da quando eravamo bambini. Io non suonavo ancora, cominciavo a suonare, andavo a casa sua a ascoltare i dischi e a divertirmi con lui. E lì che poi lui ha preso in mano il contrabbasso, io facevo i primi pezzi, poi abbiamo messo su un trio e abbiamo suonato le prime volte a Louisiana Jazz Club e insomma ci siamo divertiti come dei matti. E solo molti anni dopo abbiamo fatto i due pianistici, anche qua a Genova abbiamo suonato due o tre volte. È stato bellissimo perché, conoscendosi da così tanto tempo, poi riascoltando i brani diceva: ma questo sei te? Ah no, questo sono io? Ah no, sei tu. Cioè, c'è stata una specie di miscuglio artistico che, essendoci questo rapporto umano così di amicizia che durava da tanto, è stato meraviglioso. Allora, l'ultima battuta, poi ti lascio mangiare gustosamente la tua torta, però ho sentito parlare di Tom Waits, allora avevate all'epoca un passato blues, poi di lì è stato, ma guarda, si è trasformato in jazz, ma l'idea di partenza era addirittura blues. Io penso che, beh, per quanto mi riguarda no, perché il mio primo amore è stato Bill Evans e credo anche Dado, se ben ricordo, il suo primo amore è stato Oscar Peterson. E penso che poi dopo abbiamo poi chiaramente amato anche altri tipi di musica, però siamo un po', diciamo, nati con questa passione per il jazz. Il jazz è una brutta malattia, se ti prende la passione poi è difficile, è inguaribile. Però te ne faccio ancora uno, mi dispiace, ma te non è che ti si vede, non ti si sente molto in questa città, sei sempre in giro? Dipende dai periodi. In questo periodo sto suonando abbastanza poco a Genova, per dire. 2-3 anni fa ho suonato parecchio, ho fatto tanti concerti all'estero, fuori, diciamo, fuori dalla nostra città. Purtroppo a volte Genova è un po' parca di occasioni, no? come chi vive qua sa, certo. Però sa anche regalare delle belle soddisfazioni. Adesso sto per andare in Inghilterra 15 giorni a suonare a Londra con un grande sassofonista che è Harry Allen. Insomma, chiaramente noi dobbiamo muoverci perché è il nostro lavoro, ecco. Buona torta, grazie della grazie serata. Mille, grazie a voi, buona serata. Dire due cosette, ti vedo un po' emozionato. Adesso sì, è bello. È una festa per il mio più amato professore e anche per il, e per il più amato musicista, e speriamo che portino bene alla Giglio Bagnara. Basta così? Sì, cioè, è tantissimo. È una serata eccezionale. Benissimo. Ringraziamo Enrico Montolivo, che è sempre tra
tra i primi a fare qualche cosa di bello e siamo qui a goderci la serata. Con una bellissima signorina, una delle più belle di questa città e non solo, falla tu la chiusura. Ringrazio per aver partecipato, è stata una bellissima serata, spero di rincontrarvi alla prossima occasione. Grazie, bellissimo. Ciao, PS Produzione di Rock Up, Carlo Barbero.